Un campionato duro, ma tiene ancora a testa la Siva Virtus e Porto San Giorgio. Oggi una partita, si può dire, brillante, forse un po' meno per lei, però possono uscire i suoi ragazzi a testa alta contro una squadra tra le prime in classifica. Qui con noi abbiamo Coach Ambrico. Allora, coach, un po' di questa partita. C'è tanto rammarico perché abbiamo perso la fine di un punto sbagliando l'ultimo tiro con una scelta sbagliata, e c'è rammarico per i tanti tiri da sotto sbagliati alla fine durante la partita. Sapevamo di giocare con una squadra tosta che veniva da una sconfitta in casa e quindi aveva voglia di riscattarsi. Noi venivamo da una buona prestazione a Fossombrone e volevamo continuare questo trend positivo. Abbiamo sbagliato tanto in attacco e abbiamo fatto a tratti della buona difesa, ma a tratti abbiamo fatto una pessima difesa. Soprattutto loro ci hanno punito tanto sui nostri sbagli in contropiede. Visto che era una squadra abbastanza tosta la Stamura Ancona, come aveva preparato la squadra in questa settimana? La settimana ci siamo allenati anche abbastanza bene, sapevamo i loro punti di forza, sapevamo che era una squadra che non dovevamo far correre perché loro in contropiede fanno canestro e hanno buoni tiratori. Siamo riusciti a tenere i loro tiratori, infatti Chiori sapevamo che era uno che ci poteva far male da fuori, ha tirato pochissimo, abbiamo fatto una buona difesa. Abbiamo forzato un attacco e abbiamo preso soprattutto nel secondo quarto tanti contropiedi sui tiri nostri sbagliati. Settimana cercheremo di lavorare proprio su questo, di non fare un passaggio, un tiro, ma di continuare a circolare la palla come facciamo bene a tratti. Tre quarti, primi tre quarti un po' giù di tono, poi infine l'ultimo quarto vi siete ripresi, avete tenuto testa. Come mai c'è stato questo aumento? Siamo stati bravi a rimanere con la testa nella partita, abbiamo cambiato un po' difesa, abbiamo fatto una zona, loro sono andati un po' in difficoltà. E noi siamo stati bravi in difesa, un po' meno in attacco su due o tre palle recuperate a fare subito un tiro forzato. Potevamo gestire un po' meglio quella situazione lì, però poi abbiamo avuto molto positivo l'ultimo quarto dove abbiamo ripreso la partita e portata all'ultimo tiro dove abbiamo sbagliato. Coach, allora la prossima partita contro? Andiamo a Falconara, dove sappiamo incontrare una squadra tosta, dove in casa fa quasi sempre bottino pieno. Loro perdiamo qui un'altra partita rocambolesca alla fine, quindi cerchiamo di riscattare la sconfitta in casa e anche questa sconfitta di oggi, preparandoci bene durante la settimana e cercando di fare una buona partita a Falconara. Allora, siamo alla partita di ritorno, sono cambiati i vostri obiettivi per questo campionato? Il nostro obiettivo è sempre la salvezza, fatto sta che stiamo comunque sempre, nonostante la sconfitta di oggi, siamo sempre a due punti, da due o quattro punti, bisogna vedere le altre partite di oggi, dalla zona playoff. Noi giochiamo tutte le partite senza guardare la classifica ma pensando a noi, poi alla fine del campionato vediamo a che punto siamo. Ok, allora alla prossima per Falconara con Coach Ambrico, poi chiameremo per telefono come sempre e ci darà qualche informazione in merito alla partita di Falconara. Coach, allora in bocca al lupo e proprio seguimento, vuol dire qualcosa ai suoi tifosi? Di continuare a seguirci come stanno facendo e cerchiamo di portare più gente possibile al palazzetto, fatto sta che dobbiamo fare anche risultato comunque. Ok, grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi.